i disagi, come dicevo, sono tanti, tantissimi, perché siamo delle mamme lavoratrici, giustamente se iscriviamo i bambini è perché abbiamo fortemente bisogno di questo servizio. Come mamma, se ho scritto il bambino, non dico che doveva iniziare il 1° settembre come tutti gli altri asili, ma almeno il 14 come gli asili comunali, statali normali. E siamo veramente scioccate, schifate, arrabbiate. Non ci sono parole per dire quello che sta succedendo, perché è una cosa assurda, un servizio che a noi deve essere dato assolutamente, è un nostro diritto avere questo servizio, perché paghiamo, noi quando verrà dato questo servizio noi lo pagheremo, cioè non è una cosa che viene data gratuitamente. E noi pensiamo che gli asili nido comunali debbano partire in concomitanza con la ripresa delle attività lavorative, con la fine delle ferie, e non è normale e non è consentito, come dire, far passare il messaggio che è normale che gli asili partano a fine settembre come se tutto filasse liscio. Noi stiamo attraversando un momento storico delicato in termini economici e sociali, abbiamo le famiglie ridotte al lastrico e quantomeno ci aspettavamo dal comune di Lamezia Terme che un servizio pubblico essenziale partisse in concomitanza di quelle che poi sono le riprese delle attività, per evitare di gravare ulteriormente sui bilanci familiari, perché ci sono state molte famiglie che sono state costrette, chi è riuscito a trovare posto negli asili privati, quindi pagando delle rette alte, ma soprattutto è stato, come dire, una mannaia questa sulla testa dei lavoratori, senza stipendio ormai da quasi 2 mesi. Noi poi dobbiamo andare a confrontarci con chi sarà il gestore di questo appalto, e se ci dovessero essere problemi con la cooperativa che subentra, io non penso che l'asilo il giorno dopo possa ripartire, perché poi insomma ci sono delle questioni sindacali, contrattuali legate al servizio che bisogna discutere in maniera importante e non in maniera, come dire, secondaria.